possiamo chiamare un'edizione strana, perché diciamo è fuori dal periodo solito, però mi sembra un programma messo bene. Usiamo almeno noi di Olbia Jazz per la prima volta l'anfiteatro romano, ma io conto molto sul clima di quelli che erano annunciati 6 spazi, la Pazzaglia diventeranno 7, per creare un clima musicale di tutta la città. Conto quindi su questa speciale atmosfera che deve obbligatoriamente crearsi, perché ci sarà musica in ogni angolo, e questo fa piacere, e è questo lo scopo nostro, perché è una formula diversa rispetto a Perugia e rispetto a Orvieto. Per il 2022 però già si saprà che si tornerà nell'edizione primaverile. Io mi sono sempre permesso di insistere, perché diciamo la verità, Terni non è una città turistica. Se fai una manifestazione fuori da certi periodi, come fai a portarci turisti? A Pasqua l'Umbria è piena, sicuramente di rotti qualcuno. È andata bene negli anni 90, poi finì l'esperienza, vediamo di ricominciare in una certa maniera, perché mi sembra che negli anni 90 anche convincemmo anche qualche scettico, perché ancora si parla e ancora si vedono, anche se c'è qualche notturno, ma li vediamo anche su Rai 5 i concerti di allora. Quindi il successo ci fu e cerchiamo di ripeterlo nelle prossime edizioni. L'invito anche dal presidente della fondazione al comune è stato diciamo lanciato a diventare socio della fondazione. Il comune è disposto, comunque con un presidente come Carlini andiamo tranquilli. Qualche nome, ecco, di questa edizione? Qualche nome di questa edizione di settembre? Di questa edizione? Esatto, di settembre. Beh, il nome più grosso che si aggiunge è quello di Fiorella Mannoia, l'abbiamo aggiunto, e quindi fa piacere. Comunque, cito solo Fiorella perché si è aggiunta oggi, per non sminuire gli altri artisti, ce ne sono tanti, circa 90, per cui a prescindere dai gusti mi sembra che gli spazi siano azzeccati, e anche gli artisti per questo evento.